abbiamo la possibilità anche di sentire i Massiresi. Allora, Ima, era una partita importante, dovevate dare un segnale, anche se a Firenze in parte l'avevate già dato. Quanto è stato importante ottenere questi primi tre punti in casa per sbloccare la situazione difficile? È stato importantissimo perché comunque avevamo bisogno di una bella boccata di ossigeno ed è arrivata. Abbiamo lavorato anche bene tecnicamente, abbiamo fatto le cose semplici però fatte per bene, quindi è stata una crescita tecnica anche in vista di Novara. Sì, anche oggi un'ottima partenza, no? Poi vabbè, l'unico momento di difficoltà, se così si può dire, all'inizio del terzo set, ma questa volta non avete staccato la spina come era successo purtroppo a Firenze e avete tirato dritto. Dopo dipende sempre dall'avversario che c'è di fronte, ma l'atteggiamento è quello giusto. Sì, quello... sì, è giusto. Abbiamo, come si dice, diminuito un po' i tempi di quei blackout, quindi bene così, ce ne sono stati proprio pochissimi e quando ci sono stati abbiamo subito reagito, anche quando Gancio ha chiamato il time out e... Siete ripartite subito. Subito ripresi. La stessa cosa l'ho fatta alla tua compagna, la domanda l'ho chiesta a Giulia Rondon prima. Qual è la cosa che a caldo così in questo momento reputi sia stata più positiva e quella che magari ancora, anche se tutto è andato bene quest'oggi, avete ancora più margini di miglioramento? Chiaro che la partita poi te la analizzi con calma. La prima cosa che ti viene in mente, Imma? La cosa positiva... le cose semplici, fatte per bene, quindi dall'appoggio, da una difesa fatta bene, ha toccato a muro, questo. Poi dobbiamo migliorare e crescere, c'è tanto margine, dobbiamo crescere un po' su tutti i fondamentali. Se riusciamo a trasformare le nostre ansie, le nostre paure, insicurezze in forza, determinazione, possiamo arrivare lontano, secondo me. Novara può essere un'altra tappa importante, no? Indipendentemente da quello che sarà il risultato, ma voi andate là per proseguire in questa crescita. Noi andiamo lì per continuare il nostro percorso che oggi si è visto, quindi non abbiamo niente da perdere, andiamoci, dobbiamo divertire, dobbiamo continuare a crescere, partita dopo partita. Grazie mille.